Parlando di sperimentazioni, sei anche un po' fissato, tra virgolette, ovviamente, con questo Sangiovese vinificato in bianco, eh? Il Sangiovese vinificato in bianco è la mia vita, è la mia vita. Ma lo sai perché? Perché è nata questa cosa? Da una situazione negativa. Io Ah, ho un dai. vigneto, nel 2004 ho impiantato del Sangiovese e tutti qui per tradizione e cultura mi hanno consigliato di impiantare una varietà che si è stabilizzata, cioè si è ambientata moltissimo qui, bene, un po' in tutte le Marche, il clone romagnolo. Clone romagnolo, un buon clone di Sangiovese, solo che per queste caratteristiche che ho qui di terreno e di sesto d'impianto, 5.000 piante per ettaro, Ho il letto, sì, Sangiovese due mi produce troppo e non è possibile andare a selezionare, diradare i grappoli perché ne dovrei tagliare troppi. Non ha senso, non è logico togliere l'80% dei grappoli. Quindi, bisogna, cioè, io con il mio enologo, con certo. tutti i miei collaboratori, quando ci facciamo queste riunioni un po' bucoliche, a una certa ora della serata ci vengono queste idee. Ma non mi sono inventato niente, eh. È soltanto una tecnica per riuscire a sfruttare tutta la produzione, ecco, senza dover buttare via dell'uva, che non avrebbe senso, capito? Certo, e quindi la Cioè, utilizzi per i vini bianchi, insomma, quindi la selezione utilizzi il dei grappoli si fa Sangiovese. sempre, ma si toglie un 10-20%, non si può togliere Certo. 80% dei grappoli, capito? Non No. è logico. E quindi noi raccogliamo prematuramente, esaltiamo le acidità del Sangiovese, che poi non ci dobbiamo raccontare tante belle favole, perché l'acidità del Sangiovese non esiste, è una bufala. Su questi terreni argillosi poi le acidità si degradano durante la fermentazione. E quindi ti ritrovi un vino prodotto da uve Sangiovese, molto morbidone, gradevole, profumatissimo, più di un aromatico, come una malvasia, che tu puoi utilizzare come ingrediente per migliorare, per esempio, nel mio caso, il pecorino. Esatto, infatti fai questo Quindi, crocifisso, no? Sangiovese vinificato in sì. bianco e pecorino. Nella vinificazione in bianco poi ci siamo affinati e non utilizziamo né carbone vegetale né intrugli vari, cioè appunto a fine fermentazione il vino non è bianco, eh. È rosato abbastanza intenso, però appunto la tecnica di affinamento sulle fece fini lo riporta poi ad un colore giallo dorato, perché le fece assorbono molto colore, Ah, assorbono dai. colore, sì, assorbono anche tutte quelle impurità che potrebbero essere anche particelle di rame e di zolfo che possono rimanere, perché fare l'agricoltura biologica non è detto che sia proprio il massimo della pulizia a livello di chimica, cioè di sostanze nocive, eh? Quindi bisogna stare molto attenti anche con la somministrazione in vigna del rame, capito? Cioè, quindi facendo l'affinamento sulle fece fini, vado io a togliere anche quei macroelementi, quelle situazioni un po' negative, Certo, certo. nocive. È come Sì, quando perché si faceva il dicono. vino cotto, no? Come si faceva il vino cotto? Il vino cotto vai a concentrare delle uve e vai a concentrare anche quelle sostanze che tu hai utilizzato che rimangono comunque in minima percentuale durante i trattamenti. Se sei bravo, che hai fatto il biologico, rimane il rame zolfo. Se hai fatto prodotti sistemici, forse rimane qualcosina. Non voglio mettere in dubbio questo, però ecco, non vorrei neanche. Adesso apriamo una parentesi. Non vorrei neanche schierarmi, voglio dire, un giudizio equilibrato. Non è che chi non. Io sono certificato biologico, no? Ci Sì, credo, l'abbiamo dal sempre fatto. 2016, sì, l'abbiamo L'abbiamo letto, insomma. sempre fatto, ma chi utilizza prodotti sistemici non è il demonio, capito? E se uno li usa con coscienza, non è detto che in quelle uve ci siano sostanze molto più nocive rispetto ad un'uva trattata con sostanze naturali, rame zolfo, intendo, ecco. Stiamo Certo, molto no, no, attenti, no. eh? È soltanto Sì. che ovviamente
il fatto di utilizzare delle sostanze chimiche fanno male, fa male all'uomo. Quando io le do, le respiro, quelle non sono studiate per il nostro fisico, capito? Comunque, morirei se non rispetto quello che dico. Io sono certificato biologico e l'anno scorso abbiamo fatto 5 trattamenti. 5 trattamenti a rame e zolfo. E con una stazione meteorologica abbiamo evitato qualche trattamento in più. Se ne poteva fare di più, sì, si poteva avere più uva, una parte di uva un po' più sana, però ho preferito perdere un 10% di uva, buttarla via e non esagerare, insomma, e rispettare quello che dichiaro, ecco. Certo, ma anche in cantina sì. Sei molto, non aggiungi mai, insomma, soltanto sull'imbottigliamento la certo, ma se uno se un produttore di vini naturale mi giudica, ma guarda, un produttore di vini naturali mi giudicherebbe come un convenzionale super estremo, perché utilizzo i lieviti selezionati. Io li utilizzo perché mi servono per poter terminare una fermentazione profumata. Cioè, esatto, sì. Io la feccia, riutilizzandola, quella feccia lì non deve essere ridotta, non deve puzzare. E allora, molte volte, con i lieviti selezionati si fa molta fatica ad arrivare a questo stadio, capito? E quindi l'esigenza di utilizzare i lieviti selezionati è dovuta a questo. Cioè, se vuoi fare lunghi affinamenti sulle fecce, non vorrei fare dei monologhi. No, ma alla fine il vino, io dico sempre che alla fine il vino deve essere buono da bere, certo, non ci devono essere sostanze che ci avvelenano, come parliamo di metano, cioè di cose No, nel senso, certo. È quello che ti voglio dire, però alla fine deve essere buono il vino, cioè io lo devo, io da consumatore, capito, lo devo prendere e mi deve piacere comunque, o no? Comunque, per chi conosce un po' i livelli di quantità di solforosi, io vado in bottiglia con 20 di libera, milligrammi litro, e 45 di totale, dopo un anno di affinamento, che non è facile, Ecco, quindi sto molto attento. In alternativa alla solforosa, utilizzo il freddo. Io tengo i miei vini a 9 gradi di temperatura, con una pompa di calore, delle fasce, l'acqua circola attorno al tino esternamente e raffredda e lo raffredda, e questo ha un costo. Certo, per evitare la solforosa. Sì, no, per evitare tanti processi di polimerizzazione, di ossidazioni, che poi avvengono anche in assenza di ossigeno, con il caldo. Certo, per forza. Sì. Senti, hai un sacco di gente che ti saluta, che io non conosco, quindi saranno amici tuoi, quindi... Sì. Li salutiamo così genericamente. E senti, il progetto di De Bianco, cioè, io ho visto che te questo Sangiovese in bianco praticamente è la nostra vita, esatto, e quindi abbiamo quindi ci ho visto abbiamo cercato da sempre lo vinifichi in bianco, come ci hai spiegato, insomma, adesso il motivo per non sprecare l'80%, insomma, di uva, che è esagerato. E poi però nasce, insomma, questo progetto un po' più strutturato con altre cantine del territorio l'anno scorso, giusto? Sì, siamo in quattro aziende, tutte diverse, e ci siamo messi insieme grazie all'enologo che ci segue, che poi è un ragazzo che io ho conosciuto per caso, perché è del mio paese, Montelparo, dove io ho vissuto insieme a Monsanpietro Morico, insieme a Monsanpietro Morico, diciamo, ho vissuto in questi due paesi, io qui nelle Marche. E quindi ci siamo conosciuti, lui giovane studente, giovane universitario a Udine, appena finito l'università è sceso giù, ha deciso di rimanere qui sul territorio e diciamo, ha convinto poi altri miei colleghi a questo progetto, che ci vede uniti da uno stesso confezionamento, cioè la stessa etichetta. Però ognuno lo interpretiamo in maniera diversa, ognuno è un sangiovese di un territorio qui, sì, della provincia fermana, però diverse altezze, terreni simili nella composizione, però ecco, diverse altezze. Un produttore è della Val d'Aso, l'altro è di Montelparo, e Certo, ci un altro sono ancora delle è diversità. sempre della Val d'Aso, però zone un po' diverse. E quindi è stata una bella cosa carina, perché devi, cioè, ti ricordo che noi marchigiani, mi ci metto dentro anch'io,
siamo un popolo individualista, capito? E quindi fare infatti, una cosa sì. così è una cosa atipica. Non so, Esatto. No, esatto. Io che adesso sto chi in girando passato ha un po' fatto per qualcosa del l'Italia. genere. No, io sto girando per l'Italia, invece, per esempio, in Toscana tutte le cantine si uniscono sempre, capito? Fanno i consorzi, è il rosato di Maremma, è questo, quell'altro, nelle Marche ognuno va per Sì. conto suo e non si Ognuno mettono va per conto insieme. suo, un po' perché forse probabilmente è legata alla nostra, al passato, alla mezzadria. Sì, che c'era il reaiuto, no? Quando dovevi andare a mietere il grano, però alla fine le persone erano tenute, diciamo, dai padroni, non si riusciva a comunicare, no? Perché praticamente non c'erano mezzi per potersi incontrare, capito? Gli scambi che si poteva avere erano soltanto legati al paese, non c'erano scambi di opinione fuori dal paese. Quindi questa individualità probabilmente è nata da lì, dal fatto che siamo stati Certo, sempre abituati a stare a casa nostra, nel nostro orticello, a pensare a noi e basta. invece queste quattro cantine, dai, poi Deviango, e allora io appena l'ho letto Deviando, pensavo che se fosse invece una cosa un po' una cosa che deviava, no? Invece poi è un termine dialettale, che sei eh vestito di sì, questa cosa bianco. qui mi vanto, vabbè, mi vanto di averla coniata io. Ah, te? Una Ah, serata, sì, ok. solita serata bucolica, e abbiamo trovato questo nome. De bianco, Ma sei sì, vestito di bianco. perché io con il dialetto cerco di integrarmi il più possibile, e allora questa è stata una dimostrazione di un'integrazione ormai completa, cioè riesco a districarmi anche con il dialetto marchigiano, ecco. Eh sì, perché non Di si sente bianco, tanto. deviando. Infatti, sì, infatti poi quando ho letto dico quindi di bianco, giustamente il Sangiovese è Sì, perché indicato suona in bianco. bene. Ho anche chiamato un mio amico in Inghilterra, gli ho detto pronunciami questa parola, vediamo se può andare in Inghilterra. Mi fa sì, ok, ah, mi piace. Che cosa Ho vuol dire? Allora poi glielo ho spiegato. capito, ho capito. Senti, e poi avete comunque un'etichetta invece unica fatta da un artista sempre delle vostre zone, vero? Sandro Pazzi, giusto? Sì, Vabbè, i sì, nomi sì, sì. diciamo, allora, i nomi diciamo che forse c'è un destino in tutto. Allora, l'enologo era Matteo Lupi, quindi a te che fai i vini, capito? Io sto con i lupi, insomma, capito? Quindi è così. Sandro Pazzi, capito? È l'artista un po' fuori dagli schemi, come lo sei un po' te, insomma, è questo progetto, no? Cioè, non si fanno, insomma, Sì, le sì, solite sì. cose standardizzate. Quindi, insomma, il cerchio si chiude. Non te lo chiudo subito, ti Ah, dico no? un'altra cosa. Ho coniato, sai che ogni azienda ha una sua frase, no? Un brand per Un claim, identificarlo. certo. Sì, claim, esatto. Il mio è Vite di Viti. Vite di Viti. E se vai a vedere sulla mia homepage trovi tutti i miei collaboratori, tutti i personaggi che in questo lungo cammino collaborano con me. Quindi c'è Gavino, che viene dalla Sardegna, Andrea, che è il mio tecnico del computer, che mi aggiusta tutto quello che è elettronico, poi c'è Simone, che aggiusta tutto ciò che è meccanico, qualsiasi cosa, dal frigorifero alla lavatrice al trattore. Io non chiamo il Ok, tecnico, io chiamo Simone quando c'è qualcosa di è tutto fare, nuovo. ok. Poi c'è Fulvio, lo chef, Fulvio, il grande chef, mio amico chef, che chef, cuoco, cuoco, durante la vendemmia ci prepara facendo dei miracoli assurdi. Cioè io alla mattina gli do 20 euro, lui mi deve cucinare per 15 persone, capito? E fa sempre dei miracoli. La moltiplicazione tipo dei pani e dei pesci, insomma. Il pane dei pesci. E questo è un mondo così, qui è un mondo, voglio che rimanga così, capito? Non deve diventare austero e freddo. No, ma E non penso proprio che quindi. lo possa diventare, insomma, con te, insomma, a capo, possiamo dire, di tutto questo mondo, dei tuoi collaboratori, A insomma. capo, sì, a capo di questa banda.